Lavorate con la Lombardia, con il Nord Italia. Dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio, nei mesi successivi al lockdown, alla crisi sanitaria, quali sono gli elementi positivi e le opportunità che sono nate? Allora, noi serviamo, oltre che la grande distribuzione, chi va a vendere nei piccoli negozi di paese. E i piccoli negozi di paese si sono, durante il lockdown, fatti conoscere dalle persone che erano abituate ad andare nei grossi centri commerciali perché erano obbligate a comprare da loro. Hanno sviluppato un rapporto umano e di qualità di prodotto, e questo ha fatto sì che gli sono rimasti. Noi lo vediamo dai consumi, cioè praticamente il piccolo negoziante di paese è rimasto con quel cliente che abitava lì vicino, che non sapeva neanche che esistesse o che pensava fosse caro. La Liguria ha un grande entroterra da questo punto di vista, quindi probabilmente questa dinamica potrebbe essersi replicata anche sul nostro territorio. Sì, è un territorio diverso il nostro, perché è molto più montuoso, montagnoso, quindi è differente. I supermercati sono anche più nei paesi piccolini, nell'entroterra. Nella Lombardia e nel Veneto invece ci sono veramente piccoli paesi molto distaccati da anche quei centri abitativi un po' più grossi, e lì è stato bello perché stavano chiudendo, era tutta gente molto in affanno. Invece, a suo avviso, può essere insomma un buon trampolino futuro per le piccole attività? Sì, anche perché queste piccole attività sono quelle più improntate a ricercare i prodotti di qualità vera, quelli che riescono a raccontarli. E quando riescono a raccontarli? Nel rapporto umano con il loro cliente, gli dicono: guarda che prova questo, perché questo qua è veramente buono, e sanno magari anche alcune cose tecniche che ovviamente nei supermercati non possono essere raccontate. Quindi per la prima volta contro la grande distribuzione il piccolo nel bene perché riesce. Comunque non è che stiamo parlando della grande distribuzione come il Belzebù, tutt'altro, però si è sviluppata una nicchia di acquisti che ha fatto bene, ecco, mettiamola così, all'economia comunque delle famiglie, perché poi alla fin fine quelli sono famiglie che hanno un negozio e devono campare, cosa che invece nella grande distribuzione spesso e volentieri sono delle holding di riferimento che poi dopo guadagnano loro, ecco.